Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su Elden Ring e oggi abbiamo un importante compito da svolgere, ovvero fare i free climber e arrampicarci letteralmente sulla cima di questa torre, perché a quanto pare From Software ha deciso che le porte sono sopravvalutate, le scale sono sopravvalutate, sono per i losers e quindi dobbiamo passare sui cornicioni per arrivare in cima. From Software, sfida accettata, andiamo. Allora, Torrent, per favore, non ti incastrare le cose. Ma porca miseria, Yel. Dovevi colpire questo. Costui dovevi colpire. Non è che ce n'erano tanti da colpire, ce n'era uno. E quello dovevi colpire. Andiamo su. Adesso sì, mi sono perso l'ingresso sotto e sto facendo tutta sta follia perché non l'ho visto. Scrivetemelo nei commenti che provvedo a gettarmi dalla finestra, io ve lo dico. Ve l'ho detto che si poteva salire qua, siamo scivolati, ma si poteva salire qua. Si doveva salire qua. Ah, salve. Io ovviamente, lui no invece. Guarda te, cosa mi tocca fare, guarda te. Fermi tutti, dimmi che... Oh, grazie. Torre divina di... qui dovevamo venirci con la runa tutta sta fatica per scoprire che ora non è il momento di arrivare qua. Dovevamo arrivarci con la runa di coso? Di Radahan. Temevo che fosse la torre divina, però volevo comunque dare un'occhiata. Runa dei numi. Consente di ottenere 12.000 rune. Beh, guarda, per aver fatto tutta sta fatica, come ringraziamento, come premio, lo accetto. Grazie, gentilissimi. Si ritiene che i numi non siano originari dell'Interregno e appartengano alla medesima stirpe della regina Marica, quindi sono... Ah, divinità. E una divinità mi dà solo 12.000 rune, cioè voglio dire, mi aspettavo che una divinità avesse molto più... Vabbè, magari è una divinità piccola, è caduta in disgrazia questa divinità, quindi per questo non ha tante rune. Se cadi giù ti distruggo, gliela sappilo. Io ti avviso. Allora, proviamo a scendere. Ah no, si sale, ok. Provo a scendere io. Apri. Qua non si apre. Ah no, ma è il solito mezzo geco che c'era anche dall'altra parte. Apro. Passaggio è bloccato. Perché non ho la runa del Radahan? Potrebbe. Oh, salve. Oh, rumori multipli. Li ho sentiti. E non li ho presi, li ho sentiti ma non li ho presi. Wow, ma che... Oh no, ma che struttura, però c'è un sacco di salti da cavallo. Che struttura strana, mamma mia. Ma io al momento non dovrei essere qui, non posso essere qui, non mi serve a niente essere qui, perché sono qui? E infatti, vedi, non si apre da questo lato? E non posso chiamare il cavallo, quindi queste cose non sono salti da cavallo. Secondo voi? YOLO! Adesso guarda che scendendo... No, ma dai, me la fate esplorare tutta così... Siete... No, dai! Vi detesto. Un po' no però, perché mi piace fare queste cose. Però un po' vi detesto, perché i geodata qua sono tutti storti. Lo sappiamo molto bene noi amanti dei Souls, quanto i geodata di questo gioco siano tutti storti e sbagliati. No! Ok. Cioè normalmente questa caduta mi avrebbe ucciso, ma hey, script! E ora? Dove mi getto? Questa è un'ottima domanda. Il dove mi getto è un'ottima domanda. Volevo salire di sopra io, porca miseria. C'è uno laggiù. Aspetta,
Secondo voi? Ma guarda, non faccio neanche il test, perché è l'unica via possibile, quindi deve funzionare. Ok. Un'aura di livello 12. Dove mi getto? La domanda è sempre, ora dove mi getto? Qual è il prossimo salto di morte che devo fare? È quello... Oh no, devo saltare su quel piedistallino lì. E non c'è altro. Devo saltare lì per forza. Oddio. Secondo ve lo prendo. Pff, ma manco. Figurati. Karma is a bitch, come si suol dire. Guardate, guardate, come dovrei... E come dovrei prenderlo quel cosino piccolissimo, scusa? Ma se io cammino e basta. Ok, 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 ok. Adesso salto? Salto, piano, salto piano. Ok, c'era qualcosa che mi ha bloccato la testa, fortunatamente. Poi salto là, cacchio. Pff. Ok. Quello è un ascensore, potrebbe essere un ascensore, però credo di dover scendere qua sotto. Ok. Ok, lì non si va. Lì non si va, però si va là. Quindi prendiamo un po' di rincorsa per sicurezza. Eh! Oh. No, dai. Aspetta. Non voglio venirci io lì, ormai non ci vengo proprio, cioè tu non hai capito. Tanto ne ho un sacco di frecce, voglio dire. Le abbiamo comprate per un motivo, dopo tutto. Sayonara! Siamo ancora in fast? Fast, oddio, lo chiamo fast, ma è mid in realtà, ma va bene. Facciamo un giro di qua, visto che è palese che devo andare di là, facciamo un giro di qua. Però poteva esserci un oggetto qua dietro. Cioè noi non lo sappiamo se non controlliamo. Ragazzi, bisogna controllare sempre tutto nella vita. Allora, non state lì a dirmi: Messi, devi andare dall'altra parte. Lo so che devo andare dall'altra parte, è per questo che sono di qui. È logico fare questo ragionamento, no? No dai, non dirmi che ho fatto tutta questa fatica per tornare su. Ah no, tu che cacchio sei? Uno durissimo sei. Anche piuttosto incazzato, non ho mica preso. Mai, mai nella vita. Ok. Io temo il danno che sta facendo mi fa. Ok. Non lo voglio proprio sapere. Però ho una bella armatura. Oh, cosa sei? Ho capito cosa sei! No! È un monaco della fiamma questo, vero? È un monaco... Posso vederlo in faccia, dannazione! È un monaco! Io però dovrei scendere, non salire. Messi, dovremmo scendere noi. Perché scendendo, abbiamo visto, proprio cascandoci proprio sopra, a 3 mm dalla faccia, che c'era un falò! Questo fosse lo shortcut, ci evitiamo un sacco di parkour inutile. Eh sì, guarda che si apre. Ok, qua c'erano i due maledetti. Ok, ok, ok. Saitta runica. E non è uno di quei monaci. Dio, ho sentito dei passi. Mi è venuto male. Ho detto come? Mi è venuto molto male. Questa non è una parete, vero? C'è persino uno stacco qua delle texture, ma non è una parete, va bene. Lo accettiamo, che dobbiamo fare? Allora, piano, molto piano, continuiamo questa follia. Geronimo! No, dai! Ma in base a quale legge cosmica, scusami? Cioè, io ho fatto un salto del genere prima, per sbaglio, cadendo in faccia ad un falò e sono morta. Per quale legge cosmica? Adesso invece no. Cioè, vorrei saperla questa cosa. Ti accendo, fatta. Quindi questa torre non è solamente la torre di Radahan, ma è pure
torre divina del seminterrato. Eppure un dungeon, forse? Wow. Ah no, questo è il cadavere che è arrivato, che ho lanciato giù da in alto. Sì, pure un dungeon. Aspetta. Questi cosi. Siamo più veloci, fortunatamente siamo più veloci. Ah no! La loro armatura ha un ciclope sul petto. Ho visto l'occhio, l'ho visto chiaramente. Cioè, nella torre di Radahan... Attenzione, tutti adesso sotto la base della torre di Radahan. C'è Radahan. No, non credo ci sia Radahan. Però c'è una boss fight. C'era anche nell'altra torre, non mi pare. Non mi ricordo, ma non mi pare. Perché ho l'armonito arsenale io addosso che non mi serve? Questa è una domanda che mi sorge. Bevo. Baffo. La fiamma nera qua non serviva un tubo. Vai. Ah, ok. Ci sta, ci sta. Ci sta che non gliene frega niente del... di Hagel. Vorrei vedere la sua... Oh no! Era vestito, secondo me, pelle umana e stava cercando di imitare le blatte perché aveva quella cosa dietro. Oddio, che schifo. Cioè, questa è l'apoteosi dello schifo. L'apoteosi dello schifo schifoso. Devo cambiare tutti gli incantesimi perché noi, hey, piromanti, salve, siamo noi. Ha proprio una faccia dietro. Oh, santa pazienza. Wow! Stargli vicino è pericolosissimo. È durissimo. È durissimo e fa malissimo. Ed è orribilissimo. Proviamo ad andare così. Abbiamo alzato un pochino la nostra armatura. Ma porca! Ho sbagliato il tasto. Sono andato in panico. L'ho fatto, è successo. Ma perché? Cioè, veramente? Io ho perso tutte le mie rune in questo modo stupido. Cioè, io ho cliccato per loccare la persona davanti a me ed è stata loccata quella dietro che dalla nebbia mi ha colpito e mi ha... Fanculo le spadine, fanculo l'armatura pesante. Adesso vado a potenziare le altre spade. Basta. Wow. No, sono tornata perché ho deciso che mantenere roba... Riguardo a Roderica. Dopo. Mantenere roba nel proprio inventario è stupido, quindi adesso usiamo due rune. Più 13. Più 12. Ok. Me ne manca una di livello 4. Ok. Potenziamo anche questo. Livello 3. Ok. Ok. Riguardo a Roderica. The girl has come a long way. As ever, time and technique have made her stronger. Tis good to see. An imprisoned monster does not deserve an apprentice. Or a daughter. Oh. At times, that's precisely what she feels like to me. I've gone soft. And it isn't easy. Oh, che carini che sono. Best NPC per il momento, tutti e due. Ah, ciao Roderica. Niente chiacchiere. Il mio bestiolo ha sempre bisogno di una convallega di livello 5. Va bene, dai. Andiamo a fare una fermata anche dalle signorine che gli diamo il globo cinereo. E siamo a posto. E ora posso prendere quelle funere, livello 1 e 2, ok. E non mi hanno aggiunto altro, va bene. Le scintipietre ce le avevamo già, non mi ricordo, forse sì. Va bene, torniamo a fare cose con i nostri spadoni che ora fanno 2,14 e 2,12. Ok, proviamo ad andare così. Ho messo la schivata sulla mano principale, giusto? Sì. E il buff della pietra sulla seconda mano. Scoppia col piero da nazione, ok.
Wow, questa era nuova. Non mi aspettavo venisse avanti così tanto. Fai la palletta? Ok, il pesce verde avrà abbastanza spazio. Sono tutti morti e non c'era abbastanza spazio. Ma forse c'era ancora un passettino indietro e non l'ho fatto, sono un imbecille. Sì, forse c'era un passettino indietro. No. Si può rollare. Ok. Si può rollare in mezzo a questa cosa? Interessante. Cadi! Figurati se cade questo. No! Eravamo su un Audi Apostolo! No! Però, progressi. Vediamo il lato positivo. Ho imparato a schivare quella cosa che non sapevo schivare. Progressi. Avrei preferito non morire, certamente. Però, sono progressi. Lo accetto. Che dici, bestiolo? Fai il bestiolo bravo. Maledetto tu. Allora, veleno, vieni a me. Prego. Tenga, è per lei. Si diverta. Guarda se ci sta dentro, guarda se ci sta dentro. Vieni. Stare nella puzzetta, ok? Stai nella puzzetta. C'è mica avvelenato. Vediamo un po' se ci riusciamo ad avvelenarlo. Preso. Ok. Mica l'abbiamo avvelenato. Dai, io. Ok. Due cretini. Cadi per favore? Puoi cadere a terra? Mi fai questo piacere? Oh, grazie, maledetta creatura orribile. Grazie. Che fai, esplodi? Beh, sveglia un po'. Sarà poco, però intanto. Tutto nella mia vita io. Cioè, sarà abbastanza lontano in teoria, ok. Culo. No! Vai molto via! Vai molto via, molto via! Molto! Se morivo con 6 fiasche mi incacchiavo un sacco, ve lo dico. Cacchio. Bevi. Ma no. Non è possibile, non posso passare la mia vita a bere però adesso. Non lo posso fare. Tra l'altro, devo allenarlo di nuovo. Sarò fuori area, chi lo sa. Spero di sì. Non vedo. Dai, ci provo, ragazzi. Non penso che ci riesca, ma ci provo. Ma porca. Non lo stiamo più colpendo, non va bene. Non va bene. Puoi avvelenare per favore?
Messi, va bene volerlo avvelenare, ma con un po' di cervello. Con un briciolino di cervellino. Ok? Dai, ok, ora concentrati, schiva e basta, ed è fatta. Concentrati, schiva ed è fatta. Dai, Messi, dai che ce l'hai. Schiva e non farti uccidere. Cacchio, ho finito le cure. Dove va? Cosa fa? Che fa? Dai. Yes! Si è spento il controller! Non ci voglio credere! Meno male che non è arrivato qualcosa dietro un landoiolo, perché no? Allora, ok, ci ha dato l'armatura. Vabbè, abbiamo recuperato le anime che erano zero. Ci ha dato la sua armatura. Cioè, allora, è tutto il gioco che voglio le armature delle boss fight. E mi hanno dato quella più orribile di tutto quanto il gioco. Cioè, veramente, quanto mi ha dato? 94.000 rune. Va bene. Il video di oggi termina qui. Questa è la seconda boss fight che mi fa sentire veramente insignificante. La prima è stata lo spirito arboreo ulcerato, nel quale quando sono arrivata lì mi sono veramente sentita contro un... cioè mi sono trovata contro un muro, non trovavo modo di batterlo, ci ho messo un sacco di tempo. Ecco, questa è stata la seconda boss fight che mi ha portato via tipo un'ora e mezzo di tentativi prima di riuscire a vincerla. È stato incredibile e addirittura mi sono fermata e sono andata a potenziare le spade perché non me la vedevo. Fatemi sapere se anche per voi è stato così difficile questa boss fight o se solamente io l'ho trovata complessa. Comunque, il video di oggi termina qui, nel prossimo episodio scopriremo cosa c'è nel forzierino di fronte a noi e vedremo quale sarà la nostra prossima direzione. Come sempre vi ricordo di lasciare un commento, un like e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata, un saluto a tutti.